che è uno dei film magistrali veramente del cinema italiano, dove si sono confluite delle intanto l'amicizia di Rosi e La Capria, però delle posizioni anche diverse, visioni del mondo diverse, che però si sono concentrate sullo Scempio di Napoli, e lo Scempio di Napoli è una delle ragioni per cui Francesco Rosi e Raffaele La Capria vivevano a Roma e non a Napoli, ed è l'argomento di cui La Capria ha sempre scritto: lasciare Napoli o restare a Napoli e sperare che dentro Napoli le cose cambino. Quindi dà conto del fatto che il cinema, con una specie di, con un tempismo quasi da instant movie, è riuscito a fare altre, mica solo quella, ma opere di massimo livello, in questo caso anche con questa congiunzione di due amici venuti via da Napoli, uno ha fatto regista, l'altro ha fatto scrittore, in un momento di grazia per entrambi, che però è un film sulla violenza, è un film a lutto, diciamo. Sono occasioni che uno non si lascia scappare, perché non è soltanto una cosa affettiva, lo è anche, però questi film sono fatti per restare, e quindi se ci sono occasioni, addirittura in sala, per riparlarne con gente che magari l'ha visto, ma non l'ha visto quando è uscito, ma non l'ha visto quando stava succedendo questa roba, è un modo di dichiarare che il cinema italiano ha saputo essere anche non solo magistrale in quanto cinema, ma una forma di denuncia alta e degna della violenza della quale si occupava. Più che altro sarà una specie di commiato, perché è l'ultima sera che il Colibrì sarà nel cinema di Nanni al Sacher, e poi verrà sostituito da un altro. È una specie di commiato con Francesca Archibugi, che a questo punto penso sarà una specie di consuntivo, se valsa la pena farlo o no, che difficoltà ha trovato a farlo. Non ne abbiamo mica mai parlato veramente di questo.